agonisti insieme alla levodopa rappresentano la terapia farmacologica fondamentale per la malattia di Parkinson, che è dovuta, come è noto, a una progressiva degenerazione dei neuroni nigrostriatali che producono dopamina. Quindi manca la dopamina, noi sostituiamo la dopamina con la levodopa, che è il precursore della dopamina, e con i dopamina agonisti, che sono, come dice la parola, delle sostanze farmacologicamente attive del tutto analoghe alla dopamina stessa. I dopamina agonisti hanno, rispetto alla levodopa, l'altro farmaco con cui si tratta la malattia di Parkinson, alcuni aspetti che li rendono più vantaggiosi. In particolare sono capaci di trattare, di migliorare i sintomi della malattia, specialmente iniziale nei primi 2, 3, 5 anni, analogamente alla levodopa, senza provocare gli effetti collaterali motori che provoca la levodopa, cioè movimenti involontari e fluttuazioni. I dopamina agonisti, poi, quando si rende necessario l'aggiunta della levodopa perché il dopamina agonista stesso dopo alcuni anni non riesce più a controbilanciare completamente l'aggravarsi dei sintomi legati all'aggravarsi della malattia, riescono, diciamo, a migliorare la farmacodinamica e la farmacocinetica in qualche modo della levodopa, riducendone in pratica la propensione a provocare queste fluttuazioni e queste discinesie. Di fatto, quindi, i dopamina agonisti sono un gruppo di farmaci importantissimi che accompagnano il paziente con malattia di Parkinson fin dall'inizio della malattia, e che sono usati anche nell'associazione con levodopa e altri farmaci quando la malattia tende ad avanzare. Sono entrati nell'uso più o meno in concomitanza con la levodopa oltre 40 anni fa. Questa malattia si cura, almeno a livello sintomatico, più o meno dal 1969, con l'introduzione della levodopa, quindi il precursore della dopamina, alla quale sono stati poi affiancati i farmaci che mimano l'azione della dopamina, ovvero i dopamino agonisti. I dopamino agonisti hanno avuto una lunga carriera dal 1972-73, dall'introduzione della bromocriptina, fino ai giorni nostri, con il primo farmaco dopamino agonista a lento rilascio, quindi con monosomministrazione giornaliera, che è appunto il ropinirolo a rilascio prolungato. Ora, questa molecola è stata voluta e disegnata primo per facilitare l'assunzione da parte del paziente, che non è più costretto a prendere il prodotto 3-4 volte al giorno, ma può assumerlo una volta sola. Per andare incontro ad esigenze dal punto di vista farmacologico, sappiamo che una stimolazione continua, quindi un livello plasmatico prolungato di un prodotto dopamina agonista, è meno incline a dare fluttuazioni motorie e discinesie e può meglio controllare questi effetti collaterali. Questo farmaco è stato sviluppato appunto da GlaxoSmithKline negli ultimi anni e ha raggiunto la commercializzazione negli ultimi mesi. Per la commercializzazione e perché questo prodotto possa essere stato approvato sono stati fatti degli studi. Questo è un prodotto molto ben studiato. Il primo studio è uno studio effettuato su pazienti iniziali, quindi detti de novo, dove appunto si è dimostrato che questo prodotto è altrettanto efficace quanto la vecchia formulazione a rilascio immediato. E inoltre si è visto che è possibile passare dal vecchio prodotto a rilascio immediato a questo a rilascio prolungato immediatamente, cioè overnight, ovvero da un giorno all'altro, utilizzando dosi equivalenti. Un altro studio ha dimostrato che questo farmaco
è estremamente efficace nel controllare le fluttuazioni motorie nei pazienti che prendono levodopa e quindi hanno fluttuazioni motorie indotte dalla levodopa. In quello studio si è anche dimostrato un'efficacia sui disturbi del sonno, sulla depressione e inoltre il farmaco ha migliorato significativamente i questionari sulla qualità della vita, e questo diciamo è un dato nuovo perché non era mai questi questionari non erano stati ancora utilizzati negli studi clinici.